Questo programma è offerto da Robes, Panificio La Tartara, Fontana Coniglio Nostrano, Mozzarelle Mirabella, Eurovo Le Naturelle, Silac, Del Giudice, Siciliani, Amadori. Arrivate a una nuova puntata di Sfida ai Fornelli qui dal supermercato Convì di Viale Ofanto. Anzi, inizio approfittando un pochino della situazione. Oh, c'è una calma apparente. Voglio salutare tutti i ragazzi, l'altro staff del supermercato Convì di Viale Ofanto: Umberto, Francesco, Lello, Anna, tutti quanti, anche quelli che non ricordo, Elio. Ancora una volta un VIP sfiderà un cliente Convì, questo è il buono spesa in palio. Nel caso dovesse vincere il VIP potrà darlo in beneficenza ad un'associazione o ad una famiglia che ne ha bisogno. Nel caso dovesse vincere il cliente Convì potrà spendere 100 euro in uno dei 19 punti vendita di questa simpatica catena foggiana. Ma non perdiamoci in chiacchiere, vediamo chi è il primo concorrente. Accogliamo il VIP Giuseppe, ciao, buongiorno, applauso. Senti, ma quello è il VIP, è un'altra cosa. Piero, ma perché mi fate fare queste figure tu e Stefano? Per piacere, che mi hanno dato sta busta in mano, dici vai. Sì, no, sì. Perché? Quindi non hai fatto tu la spesa? No, l'hai fatta. No, l'ho fatta io la spesa, sì. Al magico Convì, faccio vedere la busta. Sì, questo è il Viale Ofanto 2-0, lo sai. 2-0, sì, speriamo anche sabato gli ML lo sanno, 2-0, speriamo. Sì, ecco, speriamo anche perché la trasmissione è registrata, quindi è andata da 2 settimane. Gli Emello e Sarno avranno già segnato. Ma il Foggia gioca sempre, tutte le settimane. Sì, quindi se gli Emello e Sarno comunque, insomma, dipende segnale, parte, è vero. Da Git, dov'è chi è il giurato? Quali sono gli insulti principali di Masterchef? Sì. Ma io oggi devo parlare così come quel che cucina, no? Esatto, un po' con questa voce. Cioè, dobbiamo fare alla massa. Nel frattempo c'è un signore che si sta scontrando con un vetro, come il mio canarino quando voleva scappare dal salotto di casa. Oh, allora, hai fatto la spesa, sì. Hai già, questa è un'impresa, diciamo. Sì, sì. Beh, la spesa vale l'impresa, giustamente. E quindi l'impresa è... Sì. Oh, che cosa hai comprato? Se allora, tu hai fatto la spesa. Ho fatto la spesa non io. Hai, da VIP, non hai la Golf? No, quale Golf? Tengo, manca la Golf, andiamo. Non c'ho niente, io da VIP non ho niente, però... Che devo cucinare qualcosa, ho fatto la spesa, però volevo chiamare per sapere cosa devo cucinare, perché io c'ho... Chiama, dai. Posso chiamare? Sì, dai. Allora facciamo così, prima vediamo che hai preso, sì. Sennò che cosa chiami, il suggeritore? Ho preso la pasta. La pasta, cioè le penne rigate, mi Poi piace. Ho preso la pancetta. La pancetta. Poi ho preso il parmigiano. Poi ho preso la panna. La panna. Mi ricorda un piatto universitario tipico, diciamo, sì, quando eravamo a Bari all'università. E poi ho preso una cosa per me, diciamo, un presente, il pelato. Giustamente, anche se è una passata questa. È una passata, con due pelati, diciamo, fa un bel gruppo di pomodori. Esatto. E poi ospiti, quindi sono a pezzente, peggio della stoppa. Hai speso 3,72 euro e uno studente con tutta questa roba mangia una settimana, quindi sì. Perché piace, questo? Perché? Perché? Aspetta perché? Un attimo, aspetta. Sì. Che posso cucinare con la panna? Sì, a posto. Mentre telefona, che ci cucinerà Giuseppe? Supermercati Convì, la differenza in evidenza.
se io devo fare la trasmissione, questo è parlare. Ma senti un po', che posso cucinare? Questo. Mi hanno preso a volo l'arco lì, la sfida. Sì. Pasta e patate. Vabbè. Qual è il piatto che mi esce meglio, ma? Pasta e patate. Ah, ha chiuso la telefonata al piatto che esce meglio. Il piatto che esce meglio, cioè tu. Vabbè. Pasta e panna rosse. Pasta? Pasta con la panna rosse. Rosse. Rosse però, perché sono di più di pasta, sì, capito? Sì, di panna, nel congiuntivo. Sì, esatto. Sì. Pasta e panna rosse. Sì. Pasta e. Se, come, se vuoi ti do almeno. Allora, praticamente cosa si fa? No? Devo cominciare a cucinare? No, vogliamo leggere un libro di Shakespeare. Cosa, leggiamo un libro. Allora, praticamente questo è il piatto, diciamoci la verità, proprio quando vai di corsa, che tu sai che il lavoro che faccio, insomma, vado sempre di corsa. Questo è un piatto ambivalente, perché vai di corsa sia prima che devi cucinare che dopo che devi andare. Sì, che vai di corsa, sì. Esattamente. Però sì. Vedo che hai capito il meccanismo. Sì. Allora, cosa faccio in questo momento? Mi trasformo un po' in Master Chef. Sì, okay. Allora, prendo l'olio. Sì. Devo far vedere la marca, ci pagano anche per. Non ci interessa niente. No. Prendo l'olio. E lo mettiamo nella padellina. Detto anche frisola. In the frizzle. Into the frizzle. Okay. E vado così, guarda, metto un po' di olio, ok. Sì. Cosa si fa adesso? Si chiude l'olio. Si chiude l'olio, è un'operazione importante. Molto importante, si mette qui. Come tu hai fatto, quindi operazione che hai fatto? Hai messo a fuoco, quindi? Ho messo a fuoco, sta sì, bollendo. Anche lui ha messo a fuoco, anche lui, però insomma. Sta bollendo, diciamo, l'olio. Perché? Sì. Perché dopo che cosa succede? Molto importante per questo piatto è rosolare la pancetta. Sì, quindi. Questo è importante, proprio rosolare, che è diverso la pancetta, da... soprattutto se la pancetta presa in Romagna. Esatto, esatto. In Romagna, esatto. Sorbole. Questo è un piatto a favore dei vegani. Sì. Quindi perché appunto c'è la pancetta. La pancetta è di soia. Sì, la pancetta è di soia. E noi diciamo soia era il nome del maiale. Sì. Allora posso dire una cosa, a Foggia si dice no a Barsoia, sì a Daloia. Sì, perché, è vero. A mangiare al tangone, i polli. Al tangone. Sì, esatto, al tangone di panna. Nel frattempo l'olio sta... No, però diciamo questa cosa, il maiale... Cioè non sono stati, ma si è suicidato. Sì, stamattina è morto, ha detto "Ui", è uscito proprio. Sì. Allora, vedo che l'olio sta andando, io comincio a buttare la pancetta, comincio a rosolare. Sì, quindi, no, vedo piano piano. Che questo piatto è leggero, non c'è cipolla, non c'è aglio. Non mi piace, ti dico la verità, non mi piace aglio e cipolla in questo piatto perché secondo me dà troppi sapori, visto che comunque tu mostri di pensare che mi scoccia, no, invece no. No, che ci mi vuole? Piace la cervella è una sfoglia di cipolla. Esatto, diciamo. Io comincio a mettere la pancetta. Sì, abbondante perché. Eh sì, insomma, perché mangeremo tutti quanti. Questo è un piatto con cui tu hai conquistato una marea di donne, mi dicono. Senti, io con questo piatto veramente c'è altro che i migliori, diciamo, Latin lover. No, cioè, assolutamente. Cioè, dove le porte andiamo a mangiare? No. Ai tempi nostri, cioè, andiamo alla Pietra di Francia, che non esiste più. No. Ora invece, no, andiamo da Giuseppe. Chef Giuseppe. Ok, butto l'ultima. Fantastico. E piano piano, guarda, come vedi, sta iniziando a rosolare. Sì, c'ho la cucchiarella. Guarda, ti aiuto anche io. Faccio così. Ma tu sei più da master, cioè, perfetto. Prendo un po', comincia a rosolare, quindi questa pancetta. Fino a quando? Quindi e la canzone minuto, è rosola. Sì. Guarda la pancetta piano piano come... una cosa importante che ho dimenticato forma di fare. Dov'è il sale? Eccolo là, vedi? Eccolo qua. Sale grosso, benissimo. E arriva anche sale. Siccome saluto anche i signori che mi stanno guardando. Siccome la pancetta solitamente non è salata, noi aggiungiamo il sale, sì, è vero? Sì. Devo mettere un po' di sale, perché siccome non metto aglio e cipolla, sì, metto il mettiamo sale. Il sale e rosolo. Oggi la giuria è di eccezione, perché a giudicare i piatti dei nostri concorrenti ci saranno niente poco di meno che gli iWolf. Mamma mia, che giuria! Non mica una cosa così. Sì, non lo so neanche se è venuto a fare. Oh, gli iWolf sono gli iWolf. Esatto. Hanno una fame da lupi. E siccome la fame salsa. Sì. Salsa, nel sì, senso la fame che... salsa, sì. Oh, io non so ballare né salsa né baciate, no, questo è un però grandissimo pelati, problema. Insomma. Con i pelati sono numero uno. Comincio ad aprire la De Santis. Ah, quindi dopo aver soffritto questa pancetta e salata impiegabilmente. Sì, che cosa faccio? Come vedete, inizio, vado con due mani, ancora mi brucio. Sì. Inizio a buttare il succo. Il sugo. Oh, ora qui non c'è un lavandino, un rubinetto, altrimenti
si potrebbe mettere l'acqua e fare un po' di ripiglio. Esatto, ma che ti fa schifo quello che sto cucinando? No, no. Vedi che... Non vedo l'ora di assaggiarlo, cioè... Allora, il sugo, la passata, quindi, deve cucinarsi, quindi, insieme alla pancetta rosolata per una decina di minuti. Sì, quindi 10 minuti, tempo. Più o meno un tempo giusto. Vedo che inizia a pippiare. Sì, esattamente, pippiare. Vuoi spiegare il termine pippiare per gli amici di fuori? Il pippiamento è quando, nel sugo foggiano soprattutto, il pomodoro fa scoppiette praticamente, scoppiette, sì. Una cosa sì. Ricordiamo a tutti che io sono un giornalista professionista, verrò radiato dall'albo molto presto e sono felice, ok? Però va bene così, da quando ormai stiamo conducendo le trasmissioni insieme hai perso anche di credibilità, diciamo, perché ho mai avuto credibilità. Prima diciamo di sì, guarda come scoppiettea, guarda. Scoppiettea in una maniera fantastica. Abbiamo devo messo dire. Il sugo. Sì. Io so che ho una sfidante oggi molto molto brava, quindi. Sì. Anche sì. Perché io cercherò di mettercela tutta, però. Sì. Spiegami la ratio, come direbbe la ratio. Io sono romanista, ecco. La ratio, cioè, della perché la panna? Perché la panna? Perché comunque la panna, allora, la panna, tu sai benissimo, si può mangiare anche bianca, tipo tortellin. Perché alla esiste panna. Anche la panna rossa. Sì, la panna diventa rossa perché? Perché comunque messa nel sugo diventa di un colore diverso e di un sapore diverso, quindi si chiama foggia alla panna rossa. Alla panna rossa. Esatto, alla panna rossa, perché sennò era la panna bianca con i tortellini classici. Sì. Invece no. Sì. Guarda, il sugo si sta facendo, abbiamo preso sta anche facendo una buona... Nel frattempo, fra un po' butteremo la pasta, allora facciamo così, facciamo cuocere sì. Questo fantastico e profumatissimo sugo. Senti. No, no, l'odore è buono, perché dobbiamo dire... E scoppiette pure. Diamo a Peppe quello che è di Peppe. Esatto. Andiamo, andiamo, vabbè. Onore al merito, hai messo la panna. La panna, ho messo il sale e ho messo un po' di sale anche ovviamente nella pasta, oltre il sale doppio, il sale fino, consigliato dal nostro cameraman. Il nostro operatore, sì. Regista, factotum. Sì. Decide di dare una mano a qualcuno, quindi far mettere il sale, chi ha avuto il sale in omaggio perde. Senti, quindi. Posso dire una cosa? Queste sono cose di vita vissuta. Sono uscito fuori a fumarmi la sigaretta vestito così. Sì. E una signora ha detto che si cucina la pasta alla panna rossa. Che schifo. No, non lo so. Perché quindi, diciamo in francese. C'è una gentilezza oggi proprio in giro. Va bene. Allora. No, io sì. Allora, la cucchiarella per assaggiare, la ecco, mi viene portato, per sì. Assaggiare, cioè ecco questa è la cucchiarella. No, no, è questa qua, questa è la cucchiarella per assaggiare, sì. No, io okay. Ecco, assaggio. Non so, vuoi mettere un po' di sale? No, no, l'ho già messo perché ne ho messo abbastanza, mi ha fatto mettere proprio un sacco di. Oh, ma adesso la pasta la mettiamo qui. La pasta bisogna metterla nel sugo, perché quindi. Dobbiamo mettere il formaggio. Cuoce, come si dice? Sì. Scotta, ma la prendo con le mani. Sì, no, no, no. Mangio così. Lui deve usare la cucchiaretta perché si deve scotticchiare le labbra. Sì, cioè non potevi assaggiare con la forchetta come le persone normali. È cotta, non la voglio neanche assaggiare. È cotta, non è la cotta. Vuole neanche assaggiare, quindi la metto qua dentro. La puoi già mettere sì, qua dentro. Metto qua utilizziamo... perché dopo, quando spegnerò la... adesso, quindi praticamente, sì. Spegnerò tutto. Prendo la spegniamo. Pasta. No, aspetta un po'. Noi la facciamo scolare. Con quella verde. Sì, è vero, ha ragione, sì, c'è questa verde. Sì, questo spegniamolo. Ti porgere la cucchiarella. Porgi la cucchiarella. Questo funge proprio come i funghi, da scolapasta, ok? Quindi mettiamo così, sì. Facciamo scolare un po' e la buttiamo dentro. Sono 4 ore che sta prendendo la pasta, quindi non è un problema. No, non è un problema. Poi io sono stato questo comunque consigliato anche da... per fare la colla. Sono stato consigliato da Carmine per sì. Quanto riguarda appunto la okay, il diciamo sale. Che facciamo cucinare a fare l'altra concorrente, ha già vinto. No, io credo di aver già vinto la gara, cioè sono un po' come... Va bene. Io mi sento un po' adesso come Toto Cutugno al Festival di Sanremo, che arrivava sempre secondo. Arrivava sempre secondo, sì. Qua sì. Siamo in due. Sì, è vero, ma che stai facendo ora nella vita? Vedo che anche presenti spettacoli di cabaret, cioè, si diventate famosi. Sono diventato famosissimo, no, veramente, sto facendo questa rassegna ai Love Cabaret, quindi sto presentando questi comici.
Ma ovviamente la soddisfazione più bella è stata esibirmi al Made in Foggia insieme ai mostri sacri, insomma, dei comici foggiani molto molto è bravi. Vero, è vero, è vero. Adesso c'è Gabriele Cirilli che verrà il 31 di gennaio. Sì, e... diamo sempre riferimenti perché io vedo questa trasmissione è registrata, quindi esatto. Sì. Quindi il 31 di gennaio viene Gabriele Cirilli, il Foggia ovviamente avrà vinto 2-0 tutte le partite. Tutte le partite, nel frattempo. La pasta è finita, ne è rimasta la solo La pasta l'acqua. È finita. Lascio, quindi ti lascio questo. Grazie mille. Prendo un attimo la cucchiarella perché giro. Andiamo a girare questa brodaglia in forma, questo fantastico piatto. Allora guarda un po', oh, adesso io il parmigiano potrei anche metterlo diciamo le ape, però non la metto perché ognuno poi decide ognuno se metterla decide, oppure no, ognuno si fa i parmigiani suoi, ognuno sì. Mo chi sa vuole mangiare, diciamo chi la vuole mangiare, no, la assolutamente. Mangia assolutamente, abbiamo già mi aiuti a impiattare, sì, ma assolutamente sì. No. Ok, perfetto, nel frattempo giro così amalgama, sì, amalgama un po', sai, con... l'amido dell'acqua con la pasta non è una proprio specie esatto, di, esattamente. di cremina e sì. A questo punto io direi che siamo pronti, sì, assolutamente sì, per impiattare, quindi sì. Possiamo impiattare, allora, questa la spegniamo, sì, prendiamo dimmi la, tu come la vuoi impiattare con quella, con sì. Questo? Sì, prendiamo la cucchiaiella, ti lascio questa, la tengo io, comincio ad impiattare un po', vediamo l'odore. L'odore sembra buono, io intanto prendo anche ovviamente la pancetta che nel frattempo ha rosolato ed è andata sotto, cribio. Allora, qua stanno criticando il mio piatto, però sarà basta, la giuria. Basta. Ma basta così? Sì, cioè, dobbiamo fare i piatti al ristorante. No, ma fa scarpette, tre ne dobbiamo fare. Scarpetto. Ridono dall'altra parte dietro le quinte. Questa brodaglia, questo basta. Dove stai impiattando? Non devi impiattare pure qua. Basta, ecco, no, beh, non deve, il signore non deve mangiare, perché, sì, signore. Ha ragione. Sì. Parola alla giuria. Parola alla giuria. I giurati sono due, lo giuriamo. Pasta, panna rossa. Basta così, va. Sì, basta la pasta. Basta. La pasta alla panna rossa di Giuseppe Gaeta è cotta. È cotta. La parola ai fortunatissimi membri della giuria. Supermercati Convì. La differenza in evidenza. Dal cuore del chicco di grano duro selezionato nasce la semola, con l'acqua forma un impasto che trafilato in oltre 150 stampi prende forma. Negli essiccatoi i formati di pasta raggiungono la perfezione con cui arrivano da noi, in confezioni trasparenti per mostrarne la qualità. Divella, passione mediterranea nel mondo. Dal cuore della nostra Puglia nasce Granoro Dedicato.
cicci, alle alle cicci, dili di di di, la di da di da. Ehi, cicci, 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 alle alle cicci, dili di di di, la di da di da. Leo ciccia te tolpe, dili di di di, la di da di da. E c'anguendar mai upre. Dietro delle tagliatelle così, ci sono sempre delle ottime uova fresche, di galline ovaiole libere di razzolare a terra e che si alimentano con cereali di qualità, fin da pulcini. Dietro il sapore di ogni piatto, c'è tutto il sapore delle naturelle, vere uova italiane. Took the perfect avenue down the road to both of you. Did I go Dutch? This is too much. With all the money in the world, you could never buy this girl quite enough. It will be tough. La pasta fresca di Vella nasce dal cuore del chicco di grano duro ed è interamente prodotta in atmosfera protetta. La semola e l'acqua sono le materie prime che formano l'impasto. Attraverso gli stampi nascono tutti i formati di pasta fresca di Vella e nelle confezioni trasparenti arrivano dritti sulle nostre tavole. Di Vella, passione mediterranea nel mondo. Oh, diamo il benvenuto a Jessica Nardone, benvenuta, cliente con V, affezionata, affezionatissima, infatti gira dalla parte prima, dalla parte con V, eccola qua, abbiamo iniziato bene anche questa fantastica, siamo felicissimi, nel frattempo guardate Giuseppe che cosa sta facendo là dietro, è felicissimo, cioè incita la contendente al premio, me per piacere. Allora, Jessica, sì. Tu sei moglie, mamma, classica, sì. Domanda alla Marzul, quindi fai tu la spesa a casa? Sì, anche mio marito. Anche tuo marito, ma chi è più bravo a fare la spesa? Lui è più bravo con i prezzi. Cioè tu compri qualunque cosa, basta, ma stanno le Catalogne a 800 euro, ma compriamole, sì. Ah, ecco, benissimo, sì. Abbiamo svelato. Ma tanto qui è tutto conveniente, quindi. Ah, sì, qui sì, sicuramente. Va bene. Allora, vediamo che cosa hai comprato oggi. Poi bianche secche. Ah, e qua si fermano gli orologi, come si suol dire. Altro che pasta con la panna. Altro che pasta. Ma sta già denigrando il suo concorrente. Ti allora. Devo vendicare per l'abuso. Esatto. Allora, le fave sgusciate, secche, sì, ovviamente. Dell'aglio. Oh, una bella pagnottina, sì. Cicoria Catalogna. La cicoria Catalogna, che solo noi chiamiamo Catalogna. Eh sì, però, e capiamo dalle nostre parti che cos'è, è così. La Catalogna è la Catalogna. Sì. Poi vuoi vedere lo scontrino? Devo vedere, perché cioè, vediamo se sai fare la spesa. 3,22 euro. 3,22 euro, diciamo, quindi ben sotto 5 euro. Questo significa che la spesa l'ha fatta il marito di Jessica. Sì, e siamo certi, lo salutiamo. Il fantastico Mario. Oh, prima di sapere che cosa cucinerà Jessica, voglio fare un saluto alla bambina. Sì. Oh, come si chiama? Diletta. Ma quanto è bella. Cioè, è bellissima. Voi non la conoscete, ma io la conosco e la saluto. Ciao Diletta. Che cosa ci cucini oggi? Supermercati con V. La differenza in evidenza.
ci cucini oggi, Jessica? Allora, fave e cicoria, un nostro piatto tipico. E questa è una cosa che mi piace molto, devo dire. Brava. Ha vinto la puntata. Ah no, dai, dobbiamo continuare. Sì, sì, sì. Allora, diciamo per correttezza che abbiamo utilizzato delle fave. Allora, delle fave già messe in ammollo precedentemente, la sera prima, con un pizzico di bicarbonato. Eccole qua. Però... Certo, le abbiamo già messe a bollire, anche perché le fave hanno bisogno... Comunque con una cottura lenta di un'ora e mezza, un paio d'ore, finché sono arrivate a sfaldarsi completamente. Buone, mi piacciono già. Ricordiamo per le nostre telespettatrici, le care massaie, bisogna metterle a mollo perché altrimenti la dentiera la rompete. Ecco, no, bisogna dirlo. Ok, allora, operazioni, cosa allora, dobbiamo fare? Abbiamo pulito la cicoria. Certo. E stiamo aspettando l'acqua. Sì. Quindi che fa un po' sta per bollire. Faremo cuocere le cicorie. Facciamo cuocere le cicorie. Intanto possiamo... Oh, perché questa pagnottella? Spieghiamola ai non foggiani. Perché no? Anche a Foggia si possono presentare. Spieghiamola ai non foggiani. Allora, al posto di mettere in un classico piatto e farle con la pasta, noi le presenteremo nella pagnottella. E mi piace, questa altra cosa mi piace molto. Allora nel frattempo parliamo sì, un pochino di te. Evitiamo di tagliarci. Evitiamo di tagliarci, no, assolutamente. No, sai cos'è? Il rosso col verde la... diciamo bisogna che... tagliarsi quando c'è la toglia rossa. A posto, così non si vede. Sì, parliamo un pochino intanto di te. Cerchiamo... Allora, abbiamo detto mamma e moglie, mamma... da poco, per no? Adesso, sì, 20 mesi. Da 20 mesi. Adesso ancora mamma a tempo pieno. Certo. Adesso sei momentaneamente ferma fisicamente. Con una bambina non si può star fermi. Certo. Cosa invece intenderai fare poi quando si potrà? Quando si potrà, sicuramente riprenderò il mio lavoro. E, che ricordiamo però... ai nostri telespettatori è... Mi occupo di pubblicità. Ti occupi di pubblicità. Marketing e pubblicità. Esatto, esatto. Allora, intanto abbiamo svuotato la pagnottella. Sì. E poi c'è anche un'altra cosa che faremo. Allora. Sì. Cioè? Dobbiamo... Prendo il tagliere. Quella mollica della pagnottella la riutilizzerai in qualche maniera? Sì, possiamo fare le melanzane ripiene. Ah, quindi la possiamo utilizzare per un'altra sì, cosa. Sì, sì. È vero. Assolutamente. Non si butta nulla, niente in mai, cucina. Mai. Oh. Allora, possiamo fare... una specie di crostini. Ecco, benissimo, quindi facendoli tostare nella padella. Sì, assolutamente. Benissimo, piano col coltello. Ricordiamo che non è facile utilizzare gli strumenti che non sono di casa, quindi sì, insomma infatti. lodi ai nostri concorrenti. Quindi prendiamo un altro po' di mollica. A priori che questa la mangerei comunque. Nel frattempo questa sta bollendo, quindi possiamo iniziare. Cioè, dobbiamo mettere il sale? Sì, mettiamo il sale, quindi questa si sala come se fosse la pasta, ma diciamo sì. Così. E poi inseriamo le catalogne. Eccole qua. Fave e cicoria, che è un piatto tipico della tradizione contadina. Sì, infatti. E che tu hai imparato a cucinare da? Dai miei. Dai tuoi. Sanno cucinare entrambi. Sì. Oh, anche tuo padre, mi dico che tuo padre. Mio padre sia è bravissimo. È un ottimo cuoco. Un ottimo cuoco, ci fa piacere. Oh, allora, tu sei vivi a Carapelle, ma sei foggiana sì, di origine, sì. No? Quindi, sì, insomma, la tradizione terrazzana la rispetti appieno. Questo è un piatto povero, però. Ricco di proteine. Certo, che ci invidiano tutti. Sì, sì. Questa la spostiamo per adesso, no? Sì, intanto spostiamola. La mettiamo qua e tostiamo i crostini di pane. Secondo me Jessica ha ottime chance di vittoria. Ho già vinto. Sì, diciamo che oggi, come si dice, ponzi, po', ti piace vincere facile. Prego, accendiamo. Un po' di olio, sì. Ti ringrazio. Allora, con un po' d'olio, attenzione sì. Che è al massimo, quindi possiamo anche abbassare volendo. Abbassiamo? Sì. Okay. Un po' di olio, l'aglio. Eccolo qua. Quindi olio, aglio. E un po' di peperoncino. E un po' di peperoncino, come la pasta praticamente. Sì, ma è per insaporire i crostini. Certo. Un po' di aglio schiacciato. Benissimo. Il nostro peperoncino. Un po' di peperoncino. E facciamo questi crostini che poi serviranno a guarnire
queste sì. fave e cicorie. Ne mettiamo pochissime ancora i giudici. Sì, infatti potrebbero essere giudici, lo possiamo fare il peperoncino, lo possiamo utilizzare il peperoncino. Andrei a tostare sì, anche un giudici, po' di mollica. Dicono di sì. Andrei a tostare anche un po' di mollica. Certo, allora vediamo tutte queste operazioni, stiamo per tostare questa mollica insieme alla parte superiore della pagnottina, nel frattempo aspettiamo che le catalogne si cuociano. Come ti dicevo prima, le fave sono poco caloriche rispetto agli altri legumi, sì. però sono molto ricche di proteine e di vitamine, certo. di ferro. E vanno sempre... diciamolo in favore dei vegani. Il vegano vive ma in favore benissimo. Di tutti. No, lo dico io. Il vegano vive benissimo anche senza le proteine della carne. Senza le proteine però, animali. Però non bisogna essere vegani improvvisati. Assolutamente questo. No, bisogna farsi seguire da un nutrizionista. Assolutamente. Per evitare i problemi. Ma... per evitare i problemi. Ma questo in tutto, anche per chi mangia. Infatti, anche per gli onnivori. Per chi mangia la carne, per gli onnivori. Va bene, va bene. Vediamo tutte queste operazioni. Fantastico, nel frattempo il nostro operatore stava morendo, ma non è un problema. Oh, abbiamo tanti altri operatori, quindi fatevi sotto. Oh, abbiamo assistito ad una scena magistrale, lo spadellamento della Catalogna, che non è da tutti, che non è da tutti. Nel frattempo abbiamo mischiato ormai questa purea di fave, sì, buonissime. Perché dopo un'ora e mezza di cottura... arriva a diventare purea. Esatto, le fave buonissime. Posso dire la mia garganica, meglio quelle di Carpino, che sì. sono un prodotto, un presidio slow food importantissimo. Adesso stiamo amalgamando. Le facciamo saltare sapori. Di nuovo? Vai. E facciamole saltare di nuovo. Fantastico. Ma quanto è presuntuosa questa nostra concorrente. Però allora, il problema è che ce la fa. Allora, diciamo che a casa siamo un po' più ordinati. No, vogliamo assaggiarle. Sì, è quindi vero. Evitiamo. Un punto di penalizzazione per la nostra. Allora, sì. Allora Jessica, spegniamo. Allora, adesso vediamo come andiamo ad impiattare. I crostini. Attenzione. Guardate perché impiattare è importantissimo. Oh, il momento è topico, ma Diletta e tuo marito Mario mangiano le tue cose o preferiscono andare al ristorante? Le mie cose? Sì, no, i tuoi piatti? Si mangia a casa, mangiano tutti a casa. Mangiano tutti a casa di un altro? No, a casa nostra. No. Okay. Sai, questa è una bella idea, quando si hanno degli amici a cena, si possono fare anche delle piccole rosette ripiene. Fai una bella figura, è vero. Allora. Senza contare che poi il piatto è prelibato. Possiamo metterci i crostini. Da utilizzare per mangiarli. Ma fantastico! Un filo d'olio che ci vuole sempre, ricordiamo sempre, a crudo, olio extravergine ovviamente. D'oliva pugliese. Oh, fantastico! Ma ti aiuto io. Allora, queste fave e cicorie in una pagnottina con una presentazione un po' diversa. Con una presentazione un po' diversa di Jessica Nardone. Basta, andiamoci. Andiamo a mangiare. Questo piatto è pronto, quindi dobbiamo finire di fare la scena. Quindi io sarei l'ultima persona a dire... Dai, facciamo la persona seria. È pronto il piatto, la parola alla giuria. Giuria, lasciami un poco, perché sennò mazzate. Brava. Toglietemi la tag. Non sono io, non sono un iWolf. Per me mi sento un iWolf come voi. Vabbè, iWolf, avete suonate, cantate, ballate, fate i presentatori televisivi, ora anche gli assaggiatori. Sì. Come è andata? Sono immedesimato molto. Sembrava un porcile come hai mangiato. Quello che hai detto, avete assaggiato i piatti, assaggiato non è proprio il termine adatto. Tu hai terminato i piatti, perché diciamo il Terminator della culinaria. Esattamente. Sì. Allora, descriviamo i due piatti. Ogni tanto facciamo parlare anche lei.
Parla? Basta, bene. Basta. Allora, parliamo dei due piatti, descriviamoli. No, i due piatti, abbiamo gradito entrambi i piatti, ma non è che voglio fare sì, però descriviamo. Il politico, facciamo, però. Allora, facciamo, tu hai gradito entrambi i piatti, però facciamo descrivere a lei. Okay. Sì, bene. Quindi Michele, allora, abbiamo detto... No, vabbè, scherziamo, dai. Allora, parliamo prima di questo piatto con le fave. L'impiattamento era molto bello, infatti... Prenderò ispirazione anche per cucinare qualcosa io da questo impiattamento, sì. Devo dire la verità. E il sapore era molto amalgamato e mi è piaciuto molto. Sì, invece... Tu vuoi descrivere l'altro? Cioè perché hai lasciato la patata bollente? No, l'altro... Come l'altro? No, allora a dire la verità, anche se l'avete preso in giro, è stato bello, buono soprattutto il piatto di Giuseppe, perché cioè, si è sposato bene questa panna rossa. Si è sposato Giuseppe? No, si sposavano bene i sapori. Ah. No, non sia mai, non lo voglio così male. No, allora, infatti. Si sposavano bene i sapori, questa panna rossa con la pancetta, poi anche la pasta era giustamente cotta. Cioè, grazie. Non era né, certo. Né al dente e né troppo e né scotta. Ardente, era giusta, sì. Era giusta, sì. Quindi... Bello. Ecco, entrambi. Allora, facciamo i complimenti alla pasta del Convì, perché nonostante i 32 minuti in acqua, grazie a Giuseppe e le sue vicissitudini, perché lo chiamavano 8000 persone, non si è scotta. La mamma, oh, è la mamma è sempre la mamma, è giusto, vero. È vero. Quindi dobbiamo sì, decretiamo il vincitore. Litigate perché un po' tanto ormai. Facciamo lite un pochino, dai, ormai si aspettano. Dai, litigate un po'. I telespettatori si aspettano quello ormai. Dobbiamo fare audience. Allora, loro due si girano nel frattempo, giriamoci tutti quanti, ok? No, lo dico io. No, in realtà l'avevamo già scelto, dai. Ah, in realtà l'avevano già scelto. Scegliete il vincitore, la puntata deve finire. Oh. Ok, andiamo. Vabbè, lo faccio dire a Cristina. No, dillo tu. Va bene. Ah, vabbè, abbiamo per questione solo. Ovviamente prettamente di gusto, perché oggettivamente erano entrambi buoni, abbiamo deciso di dare il premio a Giuseppe Gaeta. A Giuseppe Gaeta, ma cioè, è stata veramente una cosa assurda. Non verranno mai più a giudicare gli Airwolf, siamo contentissimi ma di questa cosa. Scusami, qual è il problema? Sì, no, nessun problema, fantastico. Giuseppe, hai vinto. Cioè, sì. Cioè Giuseppe, per piacere. Allora, no, il premio l'hai vinto tu. Com'è stata questa trasmissione? Non dire pilotata, perché non c'entra niente. No, pilota. Io mi dissocio da Giuseppe. Mi sono sentito tipo il volo, che è pilotato praticamente. Sì. No. Sì, infatti. Sono stato contentissimo, insomma, che è stata gradita. Hanno mangiato pure i ragazzi del... Cioè, diciamo, in un periodo in cui Tiziano Ferro fa la musica, ci sono quelli che escono da amici che riescono a vincere il Festival di Sanremo, anche Giuseppe riesce a vincere una sfida culinaria. Esatto, e anche Gigi Resti riesce a presentare un 31 dicembre. Vabbè, sì, mo sei zitto, fai parlare a Jessica. Jessica, lo so, hai perso, cioè, io mi dissocio dalla giuria, ma la giuria e la giuria, com'è stata questa partecipazione? Mi sono divertita tantissimo, è stata una bella mattinata, abbiamo passato una bella mattinata. Le parolacce abbiamo le conosci? Le parolacce? Secondo me ce l'hanno coi vegani. Non è vero. E questa è la cosa. Vabbè. Un fantastico piatto di fave e cicoria battuto. Chiudiamo la puntata. Non alla sappiamo prossima. Da cosa. Ah no, che alla prossima, venite qua. Tu questo lo devi dare in beneficenza. Sì. A chi lo diamo in beneficenza? Il VIP. Oh. Siccome io non sapevo di vincere. Infatti non ti ero neanche preparato. Devo decidere adesso a chi lo darò in beneficenza. Quindi. Devo dirlo adesso a chi lo deve dire. No, lo possiamo dire quando quelli che devono prendere la beneficenza sono già morti di vecchiaia. No, vabbè. Okay, io voglio dare a una famiglia bisognosa. A una famiglia bisognosa, e ci fa piacere. Lo diamo assolutamente alla famiglia bisognosa. Io ovviamente ringrazio tutti per avermi ospitato, sono stato felicissimo. No, ringrazio gli Airwolf soprattutto. Ringrazio gli Airwolf perché appunto volevo. La famiglia bisognosa siamo noi tre. Ah. Okay, stiamo scherzando. Quindi, vabbè. Grazie a tutti e viva Foggia. Ciao. Questa puntata è una farsa, svengo come Maurizio Paradiso e vi saluto.